Attesa come sempre molta l'accensione dell'albero, lo svelamento del presepe in piazza San Pietro è un piccolo evento che la pandemia non rovina. In piazza rigorose misure di distanziamento per le delegazioni di stati e paesi donatori, è una cerimonia che non deroga banda e solennità. Il magnifico abete rosso arriva dalla Slovenia a 30 anni, quanti la nazione da cui proviene, e racconta la bellezza e la tradizione delle sue foreste magiche, terre bagnate anche dal sangue dei martiri. Lo straniante presepe arriva da Castelli, paese dei maestri della ceramica, opera dei giovani dell'Istituto d'Arte Grue, che in un decennio del secolo scorso lavorarono sulla rappresentazione della natività, finita a raccontare l'Abruzzo e l'arte tradizionale della ceramica in tutto il mondo. Delle 54 statue che compongono la collezione sono stati trasportati in Piazza San Pietro solo alcuni pezzi. Un'installazione futuristica che non mancherà di scatenare polemiche, che proprio il presidente del governatorato ha provato a smorzare. Ed è un presepio artistico nuovo che fa vedere proprio il valore, ecco, della, come il Vangelo può animare tutte le culture e tutti i mestieri. In ogni caso ci aveva pensato Papa Francesco in mattinata a ricordare significato e urgenza del presepe in questo Natale così complesso, segnato da inquietudini e timori, ricevendo in udienza le delegazioni dei donatori dell'albero e del presepio. La festa del Natale ci ricorda che Gesù è la nostra pace, la nostra gioia, la nostra forza, il nostro conforto. Ma per accogliere questi doni di grazia occorre sentirci piccoli, poveri e umili, come i personaggi del presepio. Nelle sue parole l'invito a rileggere la lettera Mirabile Segno, firmata lo scorso anno a Greggio, ma anche a vivere i tempi difficili alla luce del Natale. Anche in questo Natale, in mezzo alle sofferenze della pandemia, Gesù, piccolo, inerme, è il segno che Dio dona al mondo.